Amici di GitChina.it, questa mattina siamo allo stand di Zopo, noto produttore cinese del quale vi abbiamo spesso parlato, per presentarvi alcuni dispositivi interessanti. Quello che vedete in questo momento sotto la nostra lente è lo Zopo ZP530, un dispositivo di fascia più, diciamo, bassa, dotato di display da 5 pollici HD con risoluzione di 1280x720 pixel, processore MediaTek MT6732 64 bit quad core ad 1.5 GB, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna espandibile, fotocamera posteriore da 8 megapixel e anteriore da 5 megapixel, dual SIM, dual standby, connettività 4G LTE con anche la compatibilità alle reti europee ed italiane, batteria da, purtroppo da 2100 mAh, quindi la tradizione Zopo delle batterie sottodimensionate sembra proseguire, speriamo abbiano ottimizzato molto l'interfaccia e il firmware, e il sistema operativo è, come possiamo vedere, Android KitKat 4.4.4 con interfaccia utente Zopo Z UI. Allora, l'interfaccia utente fondamentalmente è quella classica di Android, abbiamo anche il drawer con soltanto l'applicazione, come ci è stato comunicato, di un pacchetto di icone. Proviamo a fare un velocissimo test di browsing, proviamo ad aprire il nostro portale, se la connessione ci assiste. Sembra non funzionare, niente, proveremo nel caso in un altro momento. La qualità costruttiva e il touch and feel sembrano molto buoni per un dispositivo di questa fascia. Frame in metallo, posteriormente la scocca removibile in plastica, il flash LED, la fotocamera, il secondo microfono per la riduzione dei frusci, superiormente il jack da 3.5 mm, lato destro tasti volume, inferiormente soltanto il microfono principale e lato sinistro il tasto di accensione e spegnimento, e superiormente anche chiaramente il connettore micro USB. Io direi che per questo breve video è tutto, continuate a seguirci sul nostro canale.